Nikita Pelizzon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello VIP, reality show italiano, dopo 197 giorni di reclusione. Ha gareggiato contro Oriana Marzoli e altri concorrenti, che hanno raccolto un numero significativo di follower, poiché lo spettacolo ha ottenuto ascolti da record con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori per episodio. Il comportamento calmo e l'approccio calcolato di Nikita l'hanno aiutata a distinguersi, mentre l'umorismo e il carisma di Oriana le hanno fatto guadagnare un posto nel cuore degli spettatori. Nonostante il successo dello show, la disapprovazione di Pier Silvio Berlusconi ha spinto Alfonso Signorini a promettere un reality show completamente nuovo, che sarà lanciato a settembre.